L'evento è un po' strano perché oggi doveva essere una giornata unitaria. I candidati presenti e gli amici e i compagni, diciamo, del Partito Democratico, che assieme alla sinistra arcobaleno appoggiano in Sicilia una candidata presidente assieme a Rita Borsellino per sconfiggere le destre in questa regione, che da 50 anni amministrano il governo e fanno tutto quello che vogliono in questa regione, si trovano oggi stranamente a essere costretti a fare due comizi coincidenti per molti aspetti in due parti diversi, non certo per colpa dei sottoscritti, anche perché abbiamo ritenuto da sempre e riteniamo comunque ancora oggi il presidente Anna Finocchiaro un presidente ottimo per questa regione, condiviso unitariamente espresso anche dalla nostra parte, dalla parte della sinistra l'arcobaleno. Non vediamo quindi i motivi per fare campagna elettorale solitaria, per fare campagna elettorale con i candidati del Partito Democratico, perché riteniamo sia utile che nelle piazze della Sicilia la candidata Anna Finocchiaro sia assieme a Rita Borsellino a fare i comizi assieme con i candidati presenti nelle liste che appoggiano la sua presidenza. Questo è un fatto che ci disturba. Ritengo che in questa piazza molti dei compagni e degli amici presenti si aspettavano un comizio di questo tipo, un comizio che parlasse unitariamente, che desse la possibilità ai tanti cittadini di questa provincia e di questa città che sono sbandati, che non hanno ancora chiaro che cosa significa questa campagna elettorale che sta cominciando a entrare nel vivo, a 15 giorni dal voto non si può dare l'idea di una frantumazione della coalizione. Questo per chiarire il motivo per cui oggi noi siamo qui in questo palco a parlare in modo disgiunto rispetto alla Finocchiaro. Non è una cosa che volevamo ed è una cosa che ci dispiace molto fare stasera, però è giusto in qualche modo dire la nostra e partecipare così come ci consente anche la normativa elettorale. Bene, cominciamo intanto con una notazione a livello nazionale. Vedete, quello che sta succedendo in Italia con queste elezioni è veramente paradossale. Si sta rischiando in modo vero, forte, di cancellare la possibilità intanto di chiamarsi più compagni, che già è qualcosa, diciamo, che a me sta molto a cuore, perché il sottoscritto ha cominciato nel 76 a essere fedele, a essere vicino, diciamo, alle idee del Partito Comunista. E questa è una cosa che voglio dire subito prima di cominciare a parlare di altro, perché ormai sembra quasi che uno deve vergognarsi, diciamo, di appartenere a questa ideologia, come se in qualche modo saremmo appestati, come se fossimo portatori di chissà quale tipo di malattia, come se essere in qualche modo appartenente a una grande coalizione, a una grande idea, a un grande partito che ha fatto grande questa Italia, che ha combattuto fin dall'inizio per poter affermare un principio che oggi si sta mettendo in discussione. E il principio è questo, ve lo spiego con una cosa che mi riguarda personalmente. Vedete, mio nonno era un lavoratore delle saie verso il fiume I Cannavate, era un analfabeta. Mio papà, che è ancora vivo, e aveva invece la quinta elementare e ha fatto una piccola impresa alimentare. Io sono diventato un laureato, mi sono laureato in medicina, mi sono specializzato, ho fatto un concorso grazie all'aiuto di questi signori, di mio padre e di mio nonno, che hanno avuto la possibilità di portarmi e mandarmi a Pisa prima, a Catania dopo, per laurearmi, per farmi diventare quello che sono oggi, grazie non soltanto io,
ma decine e decine e centinaia di figli di operai, di artigiani, di commercianti, di agricoltori che in quell'epoca hanno modificato l'assetto sociale e culturale di questo paese. Perché dietro questi signori, questa gente, c'era un partito forte che ha affermato il diritto allo studio, che ha affermato forte la possibilità di riscattarsi dal punto di vista sociale. Abbiamo cambiato le regole di una società che oggi è in difficoltà rispetto a questo. Io invito oggi i vostri figli a vedere quanti di loro potranno fare questo percorso, quanti di questi figli possono andare all'università e a studiare, quanti figli di dipendenti, di operai, di artigiani, di commercianti, di meccanici possono andare all'università per poter fare la loro scelta, per poter crescere, per poter fare la loro battaglia nella vita. Quanti di questi figli rimarranno fino a 40 anni dentro le famiglie? Questa generazione di oggi è la prima generazione che non evolverà rispetto a quella precedente. Noi figli abbiamo portato avanti la nostra famiglia, noi figli della nostra generazione sono stati migliori dei padri che li hanno preceduti. I figli di questa generazione saranno sempre sotto gli ali protettori dei padri, delle famiglie, devono rimanere a casa perché non c'è possibilità. Poi dicono che i ragazzi di oggi sono ragazzi che non vogliono lavorare, sono ragazzi che non vogliono stare fuori.